Questi incontri con il territorio servono a descrivere quelle che sono le opportunità offerte con il PSR. Oggi su cosa ci concentriamo? Ci concentriamo sulla zootecnia e su tutto quello che è il lavoro fatto dagli uffici, dal servizio e anche dalla Giunta per poter rafforzare questa attività che è molto importante per il nostro territorio, specialmente per le aree interne. Noi crediamo fortemente nella zootecnia, l'abbiamo messa come priorità su tutte le misure del PSR e siamo convinti che è necessario sostenerla perché è una di quelle attività che tiene le persone legate alla terra, ma soprattutto legate alle aree interne. E quindi su questo abbiamo fatto diverse innovazioni nelle misure che sono proprio destinate a favorire anche l'esigenza idrica, la parte riguardante ad esempio il pascolo nei boschi o nelle aree semiboschive. Abbiamo aumentato la redditività delle particelle che possono creare reddito nel primo pilastro e col secondo pilastro ci stiamo concentrando su tutta una serie di misure per favorire proprio la zootecnia. Pensiamo ad esempio all'esigenza dell'aumento dell'energia ma anche delle materie prime che abbiamo cercato di sostenere con degli aiuti specifici al settore. Quindi è un tema molto importante e anche molto delicato perché se chiudono le stalle è difficilissimo farle riaprire, quindi dobbiamo rafforzare quello che c'è e fare in modo che si continui a investire in questo settore. E soprattutto coniugare questa sostenibilità ambientale verso cui tende anche l'Europa a una sostenibilità economica che permette alle persone di fare questa attività e di seguire questa bellissima attività lavorativa facendo in modo che ci sia la voglia di farlo progredire, di lasciarlo ai figli, fare in modo che fare l'agricoltura nelle Marche sia veramente un piacere ma anche un'opportunità economica.